Oggi parliamo di lipedema. Un po' è una parola che ci rimanda a un concetto di estetismo, arti inferiori, eccetera. Ma una cosa che ho trovato molto interessante, proprio da segnalarvi, è che è una vera e propria, chissà se possiamo chiamarla patologia, malattia, che ha un effetto su chi ne ha affetto di dolore. È una cosa invece che non consideriamo molto spesso. Ne parleremo con una biologa nutrizionista che è venuta a trovarmi, dottoressa Sara Vincenti, benvenuta. Grazie mille, salve a tutti. Grazie a lei di essere qui, anche perché appunto spesso associata a questa parola a un problema di inestetismo, quando oltre ad essere quello è anche un qualcosa che ci arreca dolore e quindi disagio, corretto? Esatto, assolutamente sì, è una condizione in cui noi abbiamo una grande infiammazione, un'infiammazione che ci procura tanti sintomi che attualmente vengono considerati normali dalle persone affette da lipedema, e quasi come una condizione di vita appunto che hanno tutti, che invece però viene proprio causata dalla presenza di lipedema. Esatto, lipedema che è diciamo a vari livelli, vari stadi, ed è un'infiammazione. Esatto, il lipedema viene suddiviso a seconda quelli che sono appunto gli stadi, che ricordo essere 4, e l'ultimo stadio rappresenta sia una condizione di lipedema che una condizione di linfedema, quindi una duplice condizione di infiammazione. Viene suddiviso anche in tipologie, perché solitamente va a causare appunto una sproporzione nell'arto inferiore, e secondo la caratteristica che ne causa abbiamo differenti tipologie, causa anche a volte una presenza agli arti inferiori, agli arti superiori. Quindi appunto viene suddiviso sia per tipologie che per stati di azione. Parlando appunto delle sintomatologie, poi queste naturalmente aumentano secondo quello che è lo stadio e soprattutto anche secondo le temperature. Immagino. Ora, questa sproporzione fisica ovviamente si nota ad occhio nudo, e da lì viene fuori diciamo la problematica in estetismo. Ma come ho detto, molto interessante invece trovo il fatto che chi non ne è affetto non sa che quella infiammazione su passeggiate lunghe eccetera provoca un dolore alla persona, quindi finisce magari che vai a fare passeggiate con gli amici e quello che ha il problema ti si lamenta, dice no, quello si lamenta sempre, ma invece poverino, esatto, non sappiamo che lui prova un forte dolore e davvero non ce la fa. Esatto, assolutamente sì, c'è proprio un dolore interno a quelli che sono gli arti inferiori, sia al tatto che meno. Ecco. Questo dolore, esatto, va ad aumentare nel momento in cui ad esempio facciamo un'attività fisica molto intensa che non è consigliata magari per quella persona. In più poi abbiamo una sensazione di gonfiore, una sensazione di gambe pesanti. Capiterà spesso appunto alle persone di dire ho le gambe gonfie, ho queste gambe gonfie, ho il segno del calzino. È proprio un fatto molto familiare nelle persone affette da lipedema. E poi c'è la presenza di stanchezza, di pesantezza. Quindi effettivamente, come dicevamo prima, andiamo a fare una camminata ma non ci riusciamo a volte. Esatto. Oppure il giorno dopo, diciamo, ecco, abbiamo tutti i risultati di questa camminata. Naturalmente parliamo non di una camminata normale, ma immaginiamoci una scampagnata. Beh, esatto, che una domenica corsa, fuori porta. Esatto. E quindi dobbiamo dare voce e ascolto alle persone affette da lipedema. Esatto, anche perché in genere una camminata fuori dal normale su una persona che non ha questa problematica porta al contrario a uno sgonfiarsi, il giorno dopo, esatto, ti vedi più asciutto. Esatto. E invece in questo caso, se non fatta bene e se non siamo abituati, appunto diventa una condizione che può infiammare anche di più. Qual è il mio consiglio? Sicuramente è quello di fare attività fisica, ma di farla con le persone appunto giuste, che ci aiutano piano piano ad un'educazione appunto al movimento, un po' come faccio io invece che educo le mie pazienti ad un'alimentazione per il lipedema. Certo. Perché con quello che è un trattamento conservativo, quindi un lavoro a 360 gradi, possiamo aiutare queste persone ad avere meno sintomatologie. Certo. Non è al caso appunto proprio l'alimentazione, che non parliamo della classica alimentazione ipocalorica. Non è fare una dieta per dimagrire, esatto, è proprio un'altra cosa. No. È proprio un protocollo dove abbiamo delle scelte, degli alimenti che ci permettono di andare a regredire la sintomatologia e spesso anche le circonferenze.
che poi viene come conseguenza. Esatto. Però diciamo che l'aspetto medico in questo caso prevale su quello estetico. Sì, infatti anche le persone, quando io incontro le pazienti, mi dicono: io vorrei andare a fare una liposuzione o comunque sto molto meglio. Io lo dico sempre: dobbiamo comunque sempre prenderci cura di noi, conosciamo che abbiamo questa condizione e quindi anche lì dove abbiamo una liposuzione dobbiamo sempre attuare quelle che sono le giuste considerazioni, i giusti consigli che abbiamo appreso durante il percorso. E quindi l'alimentazione non deve essere la classica alimentazione ipocalorica che ritroviamo un po' ovunque, ma deve essere un'alimentazione per il lipede, ma ci sono delle linee guida che ci consigliano di fare delle esclusioni o comunque degli alimenti, di introdurli con poca frequenza, perché possono andare ad esacerbare questa infiammazione. Esatto, cosa che ci fa capire che se abbiamo questo problema dobbiamo prendere seriamente in considerazione che nella nostra vita, per non andare poi in situazioni difficili di gestione, dobbiamo attenerci sempre a un'accortezza sull'alimentazione e sul movimento per non far infiammare, esatto, appunto il materiale adiposo che, esatto, che si è quello che struttura. Poi io dico sempre che è vero che abbiamo magari a volte delle limitazioni, però comunque il mondo del cibo è molto grande, quindi dobbiamo anche educarci proprio a quelli che saranno magari i nuovi alimenti. Certo. Sicuramente le persone affette da lipede ma sentono sempre la parola dieta chetogenica, è un protocollo che proprio qualche giorno fa è uscito uno studio, insomma, in cui ho anche partecipato, e questo lo dico perché ci sono state delle donne che hanno seguito due protocolli, uno di tipo chetogenico e uno di tipo non chetogenico ma sempre antinfiammatorio. In entrambi i casi abbiamo ottenuto una notevole regressione dei sintomi. È importante però affrontare il tutto con estrema tranquillità, quindi impariamo anche a gustarci il cibo lì dove ci sono delle limitazioni. Assolutamente sì, e ci tengo a sottolineare le parole della dottoressa, dove l'obiettivo è la riduzione dei sintomi, la riduzione poi delle circonferenze, come detto, sarà secondario. Esatto. Quindi importante e da non sottovalutare. Ci sono momenti della vita in cui, cioè, è una cosa su con cui si nasce, o ci sono momenti della vita in cui si presenta? Si presenta dopo grandi cambiamenti a livello ormonale. Non a caso gli estrogeni hanno un ruolo cruciale, e quindi avviene si nota o dopo il menarca o dopo la gravidanza o dopo la menopausa. Quindi dopo tre momenti fondamentali, esatto, in cui la donna ha un grande cambiamento ormonale. È lì che lo si evidenzia. Le case attualmente sono ancora oggetto di studio, quindi ci sono vari studi che dicono che potrebbe esserci una causa dal punto di vista genetico, di una adipogenesi alterata, di una microangiopatia, microcircolazione linfatica, quindi è tutto in evoluzione, però effettivamente abbiamo tanti strumenti per prenderci cura delle persone. Benissimo, ora se vi state chiedendo, come immagino, se anche voi siete affetti da il lipedema, io vi consiglio la mail della dottoressa Vincenti, saravincenti.nutrizione@gmail.com. Vedete nel banner tutti i riferimenti di contatto, perché cosa fondamentale è non sottovalutare questo aspetto, ma prenderlo subito invece in considerazione, trattarlo nella maniera giusta, in modo che diventi solo una scritta su un foglio piuttosto che effettivamente una limitazione per la nostra vita. Assolutamente sì, possiamo stare molto meglio. Perché no? Dottoressa, di nuovo la ringrazio moltissimo. Grazie. Voglio averla nuovamente ai nostri microfoni per dirci come si fa ad avere capelli belli come i suoi. Va benissimo. Di nuovo un saluto a tutti i nostri ascoltatori.